Da poco concluso il panel dedicato a fare un po' il punto della situazione sull'e-government in Italia, quali sono le principali linee emerse dal confronto? Beh, si è parlato della partecipazione online sicuramente, del modo in cui può, diciamo, aiutare i governi e le amministrazioni pubbliche più in generale, diciamo, a prendere decisioni, ma anche e soprattutto a informare, diciamo, tutti i processi che vengono prima e dopo le decisioni, quindi nel processo di ideazione, nel processo di attuazione delle decisioni. E sono stati contributi appunto per quanto riguarda la prospettiva europea, dell'agenda digitale europea, si è parlato di amministrazione pubblica in Italia ed è emerso, diciamo, Giulio De Petra ha detto che l'e-government in Italia non esiste in realtà, quindi è ancora una prospettiva ancora tutta da implementare, quindi stiamo ancora parlando, diciamo, di cose tutte da venire purtroppo, nonostante le tante proposte legislative che ci sono state in questo periodo. E c'è stata una lunga discussione, diciamo, la gran parte delle domande del pubblico hanno girato intorno alla questione della partecipazione online, dell'uso dei social media. E Elena Pavan ha fatto un discorso sull'uso dei social media appunto nelle rivoluzioni, nei fenomeni, nei movimenti sociali dal basso, e diciamo che quello che è emerso e che secondo me è molto interessante è appunto cercare di far capire come questi strumenti partecipativi devono riguardare la decisione, ma non solo, e questo è interessante perché fa capire quanto sia complicato, diciamo, il processo di far veramente interagire in maniera efficace il pubblico con le amministrazioni pubbliche e con i governi, e che deve andare oltre lo slogan, la propaganda, la democrazia digitale, il click, l'e-democracy, no? Queste cose qui di cui abbiamo letto molto anche sui giornali, e che deve andare oltre una certa retorica, insomma, un po' facile del fatto che basti aprire i dati pubblici, basti dare degli strumenti di consultazione pubblica per poi dire veramente che le decisioni che sono state prese in maniera partecipata. E questo secondo me è uno spunto molto interessante in un momento in cui c'è una forza politica come il Movimento 5 Stelle che ha accreditato il 20% dei consensi nei sondaggi, che su questo, insomma, sta facendo una campagna piuttosto forte e non sempre, diciamo, cogliendo queste complessità che sono emerse durante il panel. L'agenda digitale in questo senso può essere un punto di partenza. Quali sono gli sviluppi? Gli sviluppi sarebbe, è molto difficile perché l'agenda digitale dice un sacco di cose e non so quanto le poi si tradurranno in atto, no? Questa è la maggiore criticità che secondo me è una cosa che è emersa anche nel nostro dibattito, cioè che poi i principi una volta che sono stabiliti devono essere attuati e i cittadini devono sapere quello che c'è già e quello che ci può essere o che ci sarà, e devono capire come usare i dati pubblici. I dati pubblici, una cosa che è stata detta dal pubblico che è molto interessante, devono rispondere a una domanda di informazione da parte dei cittadini, anche cercare di crearla, ma non deve essere un'offerta fine a se stessa, no? Oppure peggio ancora non comunicata, perché questo è un altro problema, cioè amministrazioni che magari aprono o liberano i loro dati e poi in realtà i dataset non sono facilmente interpretabili, i dataset non sono manipolabili, non si possono usare in maniera semplice, soprattutto non se ne capisce bene l'utilità per il pubblico. Quindi l'importante secondo me è proprio la questione della usability da questo punto di vista, se vogliamo usare un termine quasi informatico. No? Cioè fare tutto questo in maniera che sia anche comunicato bene ai cittadini, che sia facile per loro poterli utilizzare.